Buonasera a tutti e bentornati al Levante, il salotto di Casa del Sole TV. Sono qui ancora io stasera al posto del nostro direttore perché l'occhio di Margherita, dopo quel piccolo intervento che ha avuto, ha bisogno di qualche ora ancora di riposo non stando di fronte a un computer. Adesso diamo il benvenuto ai nostri ospiti graditissimi che sono parto da Roberto. Non c'è bisogno di presentarlo più di tanto tutti lo conoscono. Buonasera, Roberto Qualda. Ciao, Jeff. Un saluto a tutti. E buonasera a Federico De Renzi, turcologo eh, di casa in casa del Sole TV. Buonasera, Federico. Buonasera, Jeff. Salve a tutti. E buonasera al nostro filosofo stoico Michele Putrino. Buonasera, Michele. Buonasera, Jeff. Buonasera a tutti. Dunque, Roberto, si sono svolte le elezioni in Francia e in Iran, i cui effetti sono anche più importanti di quelle francesi, ma anche quelle francesi mostrano un po' il cattivo stato di salute della democrazia. E domani inizia il summit. Dopo che Orban ha fatto una sua missione di pace, di cui poi stasera anche parleremo, arrivando a Washington, anche lui domani, dove si troveranno tutti quanti e a un giorno dall'evento l'aria che tira in quel di Washington e all'interno della Nato direi che è piuttosto tesa e per questo vorrei partire facendovi vedere, vedere un servizio di Margherita Furlan e Fabio Belli intitolato A un passo dalla Nato regia se puoi mandarci in onda il servizio A un passo dalla Nato Il primo ministro indiano Narendra Modi è arrivato oggi a Mosca per la sua prima visita estera da quando ha assunto l'incarico per il suo terzo mandato consecutivo. I legami più forti fra India e Russia andranno a vantaggio dei popoli dei due paesi, ha affermato Modi che, dopo un incontro con i residenti indiani in un hotel del centro della capitale russa, Co-presiderà oggi e domani il 22 summit annuale Russia-India con il presidente Vladimir Putin. Intanto Orbán ha annunciato che dopo Pechino visiterà Washington. L'attività diplomatica intorno alla crisi ucraina si fa intensa mentre Kiev e Varsavia firmano un patto di sicurezza in base al quale la Polonia potrebbe abbattere i missili russi sul territorio ucraino che si avvicinassero al confine. Varsavia potrebbe inoltre prendere in considerazione il trasferimento di caccia MiG a Kiev se i paesi della NATO li sostituissero. L'accordo prevede anche una cooperazione militare a lungo termine, incluso l'addestramento della Legione Ucraina, una nuova unità sul territorio polacco che sarà costituita dai rifugiati ucraini che si trovano nei paesi dell'Unione europea. A un giorno dal vertice della Nato a Washington le sorti del conflitto ucraino potrebbero mutare, ma chi vincerà la partita non è ancora chiaro. Secondo i media occidentali, che citano fonti ucraine, Mosca avrebbe lanciato una pioggia di missili in pieno giorno, uccidendo almeno 36 civili e danneggiando gravemente il principale ospedale pediatrico di Kiev. Sempre secondo fonti ucraine, le difese aeree avrebbero abbattuto 30 dei 38 missili in arrivo. Nell'attacco 50 edifici civili tra Kiev e altre città sarebbero stati danneggiati. In risposta il Ministero della Difesa russo ha etichettato come false le accuse di Kiev. L'esercito russo ha confermato di aver lanciato una raffica di missili a lungo raggio, sottolineando però che i suoi obiettivi erano fabbriche militari e aeroporti. Numerose foto e video provenienti da Kiev confermano inconfutabilmente la distruzione causata da un missile antiaereo ucraino sparato da un lanciarazzi posizionato all'interno della città, ha affermato il dicastero russo. Le immagini intanto fanno il giro del mondo e arrivano ai tavoli del meeting di Washington, pronta a cambiare o a ultimare la storia della Nato. Intanto sul fronte economico Mosca e Teheran hanno concordato il collegamento dei sistemi di pagamento dei due paesi, lo Shetab dell'Iran e il Mir della Russia. Il tutto è stato finalizzato durante un incontro avvenuto sabato scorso a San Pietroburgo tra le delegazioni dei due paesi. Secondo quanto affermato dal governatore della Banca Centrale dell'Iran, Mohammad Reza Farzin, la prima fase dell'accordo consentirà ai titolari di carte iraniane di prelevare rubli dagli sportelli automatici in Russia a partire dalla fine di agosto. La fase 2 sarà speculare, ovvero i cittadini russi potranno utilizzare gli ATM in Iran. L'accordo prevede poi una terza fase, quando le carte iraniane saranno elaborate nei terminali russi. L'obiettivo di Teheran, tuttavia, è quello di accedere al Mir anche in paesi diversi dalla Russia in cui il sistema è operativo. Roberto, quindi a un giorno, alla vigilia del summit, che è anche il 75 anniversario della NATO, ormai comincia anche a mostrare un po' di rughe, infatti, il blocco atlantico, e che cosa ne pensi di questa azione di Modi? Beh, l'India che, che ha tenuto i piedi in due scarpe per molto tempo, adesso sembra che una scarpa le calzi meglio dell'altra. Chiaramente questo non vuol dire che ancora lo schieramento sarà netto come eh, altre nazioni, comunque, eh, comunque la gravità del, delle aggregazioni del mondo multipolare continua ad aumentare, quindi non sorprende appunto questo viaggio. Ricordiamo anche... E cosa ti dicono le elezioni invece francesi e anche iraniane? E sono due, 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 due casi completamente diversi, eh, non solo nei risultati, ma proprio nella struttura di ciò che è avvenuto. E le elezioni francesi eh, segnano eh, il fatto che di nuovo si sia alzata l'asticella del ridicolo, perché. Mh, lo spettacolo che si è visto non ha nessun senso essenzialmente. Eh, stiamo vedendo come si vinca con dei tatticismi che eh, violano qualsiasi tipo di impianto strategico delle forze. Insomma, sarebbe come vedere eh, Bertinotti e Berlusconi andare a braccetto. Cioè, è chiaro che poi no, non ne può venire fuori nulla di, eh, di serio. Però il problema è che la situazione comunque è grave ma non è seria, come, come si suol dire. E quindi paradossalmente adesso tutti dicono che la Francia è diventata ingovernabile con queste elezioni, ma in realtà la Francia, come tutto il resto dell'Europa, dell'Occidente collettivo, non è più governata dai, dai politici, è manovrata dall'esterno. Quindi coloro che governano con il caos, visto che non riescono più a imporre l'ordine a livello geopolitico, adesso che potrebbero avere qualche crisi eh, emer, nell'emergere appunto di, eh, di qualcuno che effettivamente possa rappresentare eh, i popoli, a quel punto buttano nel, nel caos anche le nazioni europee perché tanto l'ingovernabilità o la governabilità ridicola si equivalgono, sono... l'importante è che ci sia un caos e che il paese faccia quell'unica cosa essenziale che deve fare, che è la guerra essenzialmente. No? Quindi tutto il resto sono chiacchiere dal barbiere, cioè sono storie di, di minimi sistemi. Il massimo sistema è quello della vita o della morte, quindi della guerra o della pace, e su quel punto hanno già piegato tutti i diciamo protagonisti o comprimari o comparse o, o giullari no, di, questa, eh, di questa vicenda, perché ricordiamo che lo stesso Mélenchon eh, adesso nel programma ufficiale ha messo. Il fatto di continuare a fornire armi all'Ucraina, il fatto di sequestrare i beni degli cosiddetti oligarchi russi, cioè vuol dire i beni dei russi essenzialmente, e con questo violando, facendo una giravolta a 180 gradi, violando completamente quello che aveva detto prima negli anni precedenti. Ricordiamoci che Mélenchon nel 2018 era addirittura andato a Mosca a fare la marcia degli immortali il giorno della vittoria contro il nazifascismo e una marcia che ebbi il privilegio di fare anch'io mi sembra però nel 2017 un anno prima 2017 sì molto diciamo molto toccante appunto perché tutti i russi sfilano a milioni per le strade portando con loro un'immagine dei, di qualche parente morto nella difesa della patria e del, e del popolo, visto che tutti i russi hanno dei morti in famiglia del, della grande guerra patriottica, ovvero la seconda guerra mondiale. Quindi Mélenchon andò lì e adesso eh, anche lui è stato convertito al partito della guerra. Eh, L'alternativa era Marie Le Pen che non so, ancora alla fine menzionava nessun'arma francese contro i russi, non so cosa dice, ma possiamo essere quasi certi che fosse semplicemente un tatticismo elettorale perché Meloni Docet dopo le elezioni, se avesse vinto, anche lei quasi certamente, almeno questa è la mia opinione, si sarebbe convertita al pensiero unico in tema bellico. No, quindi in realtà tutta questa messa in scena. Sui veri fatti che contano non influirà assolutamente. Crea un caos nel quale, comunque, poi rimane Macron, che comunque è presidente. Che facciano o non facciano dei governi, che facciano dei governicchi, più deboli saranno i, i governi, paradossalmente, più facile potranno venire manovrati dall'esterno, suppongo. E tutto, tutti i dettagli, destra, sinistra,. Sono, diventano risibili appunto nel confronto con eh, la gravità poi delle scelte obbligate che faranno in tema di guerra. Attenzione, anche in questo caso probabilmente l'illusione il, della democrazia anche per i francesi subirà un grosso colpo perché eh, è chiaro che tutte queste vicende come anche in Italia abbiamo visto. Eh, la grande ammucchiata dei governi draghi e dintorni hanno svuotato eh, le urne nelle tornate successive, eh, segnando il fatto che gran parte della popolazione ha smesso di crederci, eh, seguirà breve la Francia, suppongo. Sì, penso proprio di sì, e pensare che c'è invece che dice che il processo democratico è stato. È stato... Rispettato e siamo tutti quanti contenti. Ma Federico diceva: diceva Roberto all'inizio che il presidente indiano si muove un po' mettendo i piedi almeno in due scarpe. E forse il nuovo presidente iraniano potrebbe tentare una strategia del sorriso, un po' come fece Zarif. E, sulla linea del comportamento anche di Erdogan della Turchia è possibile questo secondo te oddio non so quanto in questo momento a parte le dichiarazioni che sono uscite in questi giorni da parte del neo presidente iraniano ma eh, per quanto riguarda l'iran cioè l'iran è eh, ormai per ragioni Contingenti oltre che diciamo così politiche e culturali, parte del blocco eh, eurasiatico. Mm, non so eh, quanto questo moderato possa eh, sganciarsi, anche perché l'ha detto, insomma, proseguiranno no, le, le politiche precedenti. Ripeto, non so se è minacciato da. Dai poteri interni iraniani o dall'esterno, comunque non credo che l'Iran eh, inizierà a seguire una politica diversa da quella che ha seguito fino adesso, almeno negli ultimi sei anni, sette anni, cioè, anche perché sta, anni. Uscendo, sta uscendo dall'isolamento, sta, sta tornando nel mondo nel mondo reale, quindi esatto, che è il 98% del mondo. cioè eh, Nel senso, non, um, non è L'India, anche se appunto, a quanto pare, Modi, anche lui per contingenza, eh, vede che il futuro è da un'altra parte, insomma, la, la storia va da un'altra parte. Eh, sì, diceva giustamente Roberto che fino, insomma, fino a pochissimo tempo fa l'India no, cercava di fare questa doppia politica eh, estera. Mm, anche prendendo recentemente, mi eh, sembra almeno un mese fa, sistemi d'arma. Dagli Stati Uniti, però sono dettagli nel senso che la, la direzione è segnata. Eh, ma la stessa fatto. cosa vale per la Turchia, cioè ovviamente con diverso peso che ha rispetto all'India, la federazione indiana è un'altra cosa, eh, oltre ad essere una potenza nucleare, anche se appunto la Turchia, grazie al Pakistan, potrebbe esserlo, qualora minacciata, ma mh, tutte queste, cioè, tu tutti e tre questi paesi fanno parte di come si sa ormai di organizzazioni varie ed eventuali, <ride> cioè eh, l'organizzazione per la cooperazione Shanghai, il mio cognome di Eurasiatica, o comunque sono osservatori nel caso della Turchia o dell'Ungheria, mm. eh, sono parte anche dell'organizzazione dell degli stati turchi, cioè l'ex Consiglio Turco. Eh, dove sono rappresentati praticamente tutti gli stati turchi riconosciuti e non. Eh, L'Ungheria, per esempio, è osservatore di questo, di questo eh, blocco sì, turcico, in quanto considerato un paese turco. Eh, dal punto di vista linguistico, beh, poi ci sono mille motivi, ecco, la. la, la la giustificazione culturale, è quella tant'è che appunto Orban nel caso specifico, anzi, Orban non si dovrebbe pronunciare l'altro ieri stava a Shusha in Karabakh, cioè una città simbolo della liberazione del Karabakh eh, per assistere a una riunione informale, appunto del, del, dell'organizzazione degli stati turchi, insieme a Cipro Nord, tra l'altro, che non è riconosciuta da nessuno, ma è significativo appunto che eh, vabbè, nel caso specifico l'Ungheria si muova in maniera totalmente autonoma già da tempo però anche un'organizzazione un non militare e non strettamente politica come appunto quella degli stati turchi eh, faccia politiche parallele rispetto ai vari blocchi di cui fa parte eh, tipo la Turchia appunto è un membro Fondante determinante no, dell'alleanza atlantica per dire, eh, altri paesi fanno parte dell'Unione Economica Eurasiatica o dell'organizzazione della cooperazione Shanghai, quindi fanno, ripeto, fanno politica, cioè nel senso, fanno politica, fanno relazioni internazionali con legami di vario livello, sicuramente, insomma, che sono linguistici, culturali, eccetera ma anche la Bielorussia ad esempio che è stata integrata così d'amblée nell'organizzazione di Shanghai Quindi, eh, vanno avanti cioè fanno cose come sì. si direbbe eh, fanno politica eh, fanno cose vedono gente eh, si incontrano sì cioè sono sempre per paraprasare Moretti cioè fanno veramente cose sostanziali eh, a tutti i livelli, perché poi vabbè, nello specifico poi l'organizzazione degli Stati turchi ha appunto eh, varie, varie facce, cioè quella appunto strettamente politica, parlamentare, culturale, linguistica, eh, economica, cioè si muove su più livelli con vari sotto, eh, raggruppamenti, ma vanno avanti nel caso specifico da anni ma così come eh, anche se è diversa oggi la, appunto la SCO quindi ehm, queste cose fanno impazzire come dicevamo altre volte eh, l'Occidente collettivo e in particolare l'Occidente collettivo visto che l'Unione Europea non è altro ormai che il braccio politico dell'alleanza della dell atlantica, atlantica cosa che non era fino ricordiamo a dieci anni fa cioè eh, Adesso ho parlato di un posto bellissimo che è Shusha, però è un posto bruttissimo che, che è appunto eh, Bruxelles, neanche si incontravano, cioè non andavano neanche negli stessi bar per dire eh, i rappresentanti delle due organizzazioni, questo per esperienza diretta, nel senso proprio dicendo no, io quella gente lì non la frequento, adesso sono la stessa cosa. E, e quindi negli Stati Uniti, o meglio nella, nella palude come viene chiamata The Swamp, no? a Washington DC, cioè come viene chiamata da loro, eh, non, cioè io lo stato non era sì. così brutta. Washington, però insomma, da un punto di vista della qualità umana, sempre è detta The Swamp, eh, stanno impazzendo, soprattutto per la Turchia. Ecco, e, cioè perdere un alleato così fondamentale per loro è inconcepibile. Infatti dopo ci torniamo perché mi sembra un punto molto importante, anche questo sono tanti i punti importanti, ma eh, Michele, se gli Stati Uniti avessero come tutti noi comuni mortali un conto in banca, eh, avrebbero un conto in rosso per 21,28 trilioni di dollari, cioè sono veramente mes messi male. Ma a parte lo scontro militare che c'è su più fronti, perché... C'è il genocidio a Gaza da parte di Israele, e poi c'è la guerra dell'Occidente in Ucraina contro la Russia. Ma a parte gli scontri militari, forse quello che è ancora più significativo e importante, certo, a parte la questione delle vite umane che stanno, che stanno venendo. Gettate nel fuoco, In, uh, a Gaza siamo ormai quasi a 40.000, chi dice 38, chi, comunque siamo intorno ai 40.000, ma i morti veri e propri poi sono sicuramente molti di più perché ci sono quelli che non muoiono direttamente sotto le bombe, ma il giorno dopo, due giorni dopo. Ma la guerra è economica anche perché gli Stati Uniti questo buco che hanno e del resto lo hanno anche i francesi quindi non sono soli lo hanno anche gli inglesi e come mai Michele parliamo adesso degli stati uniti come mai non vogliono risolvere le questioni diplomaticamente l'unica soluzione che vedano è quella della guerra secondo te è perché non fa parte del loro, della loro visione del mondo semplice Jeff, la questione è molto semplice. Loro hanno abbandonato da tempo qualsiasi visione etica dell'esistenza. Ora, senza scendere nel dettaglio, ogni civiltà ha, si basa su una visione del mondo, su un'etica. Se guardiate la Russia, ad esempio, ha una visione nazionalista. Volete tradizionale, volete ottocentesca, quello che vogliamo. Ma ha questa visione, no? il legame con la patria, la patria che è l'origine. E quindi tutto il codice di comportamento ruota intorno a questa visione del mondo. Se guardiamo alla Cina, c'è dietro questa visione di Confucio, del Taoismo, quindi tutta questa visione del grande eh, del grande ordine cinese, la Cina, che è la terra di mezzo e che è la terra che civilizza il mondo, sono cose forti su cui si basa una civiltà. L'India stesso discorso, sapete anzi il nuovo presidente che è innovato è, è entrato nel dettaglio fin nel vestiario guardate il vestito ha abbandonato no? i vestiti eh, occidentali per far proprio questi vestiti più tradizionali questo richiama tutto l'etica che ricordiamo etica significa semplicemente codice di comportamento ogni popolo non può esistere senza un codice di comportamento che si rifà sempre ad una visione alta dell'esistenza un tempo negli Stati Uniti questa visione c'era, sempre non entriamo nel dettaglio, ma c'era, era un po' messianica, c'è ancora tuttora nel, nell'entroterra, no? nella, nella parte interna degli Stati Uniti, c'è questa visione messianica che Dio ha dato la missione agli Stati Uniti, agli statunitensi di civilizzare il mondo, era forte, eh? quando sentivamo Bush. Nei primi anni 2000 che parlava di queste cose erano convinti, eh? non è che stiamo parlando di cose eh, eh, così solo disegnate in aria però negli Stati Uniti è anche sempre stato forte sempre di più quella visione prettamente economicista, quindi del dio denaro, della potenza, sempre legato paradossalmente ad una visione religiosa, perché ricordiamo sempre che la versione del cristianesimo degli Stati Uniti, che prevale, eh, ce ne sono tante ovviamente, ma una, quella principale dice in sostanza che l'uomo viene premiato eh, da Dio eh, con il denaro se si comporta bene quindi di conseguenza se tu ti comporti se tu guadagni tanto vuol dire che sei nelle grazie del divino no? E eh, eh, questa è la visione. Questa visione che in qualche maniera dava un codice etico comunque agli americani se andate a guardare il governo americano degli anni 60-70 non è assolutamente il governo americano de degli ultimi decenni, no? Piano piano è svanito sempre di più e quello che è rimasto è soltanto soldi: soldi, 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 punto. Denaro, 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 massa, massa, brama. Che poi è quella che eh, Nietzsche chiamava volontà di potenza. Oggi non conoscono nient'altro al di fuori della volontà di potenza per sentirti vivo tuo americano, no? tuo americano ovviamente della classe dell'elite parliamo, devi dominare, devi ottenere di più, devi guadagnare di più, altrimenti perdi il senso dell'esistenza. E questo è parte proprio del, di quella cosa che loro chiamano crescita, no? l'incremento, la crescita, dobbiamo crescere, questa ossessione per la crescita non è altro che brama, volontà di potenza, è quella cosa che ti dà il senso dell'esistenza, che ti porta a sentirti vivo. Quindi per, gli, per un americano, per chi governa negli Stati Uniti, se tu adesso gli togli questo, Jeff, l'hai ucciso, ha perso il senso della vita, non può tornare indietro, deve dominare, deve aumentare l'impero, non può accettare in nessun modo, in nessuna maniera, il veder ridurre il proprio dominio di qualsiasi tipo. È come vedere un miliardario no, che ad un certo punto inizia a veder ridurre il proprio il proprio denaro e eh, lo uccidi, no? Perché per lui il senso dell'esistenza è l'aumento, addirittura c'era una frase famosa di Trump prima che diventasse presidente degli Stati Uniti eh, che gli chiesero "Ma per lei qual è il senso del denaro, no?" E lui disse "Ma io non è che sono poi attaccato così tanto al denaro, non è il denaro in sé che mi interessa, per me il denaro, pensate un po' che risposta ancora più cruda eh, è più incredibile se vogliamo il denaro è un punteggio è un punteggio, segna quanto sto vincendo come nel, nel, nello sport no, come nel basket nel, certo. nel football americano ecco, tu pensa in un, in, nelle persone che oggi dominano negli Stati Uniti che è una pura oligarchia come da, tra l'altro in Europa ovviamente ormai eh, beh, togli questa mentalità che dà il loro senso dell'esistenza e li hai uccisi quindi, non avendo nessuna visione alternativa, per loro devono dominare. Ed è questa la situazione pericolosa. È questa la situazione pericolosa perché loro vedono dei competitor, proprio come nello sport, questa mentalità no? agonista in questo momento di, del puro dominio, del puro vincere, del puro aumentare il punteggio e non possono accettarla. È, è un po' come una droga, no? è una questione mentale molto, molto grave. È come il tizio che non riesce più, mh, è patologica in un certo senso, anzi anche senza il certo senso. È come il tizio che lavaro, no? Eh, vi ricordate anche il film di Alberto Sordi, Lavaro, che non puoi togliere più nulla di tuo, ma devi avere ancora di più e ancora di più. È questo meccanismo mentale che non riescono più a... A, a togliere dalla loro testa ed è palese, si vede, eh, si vede come entrano subito in tilt se la borsa perde un po', se c'è un minimo no, di ribasso anche a livello di produzione. Beh, è norma sarebbe normale nella vita umana che ci sono sali e scendi no? a livello economico invece non è accettabile no? tutti vanno in tilt appena <ride> c'è un minimo di perdita, cosa che invece se avete notato non è avvenuta con i russi ad esempio hanno accettato pure di perdere magari all'inizio ma mettendo in primo piano un'altra visione, no? l'onore della patria, della, della nazione e così via, come stanno facendo anche i cinesi adesso perché stanno accettando di perdere del denaro, perché sanno che se ti scontri contro, no? contro l'Occidente, perdi a livello economico. Però dal loro punto di vista adesso c'è una priorità e così via. E questo è il dramma del, dell'Occidente oggi, dal mio punto di vista, ed è questo che ci sta facendo rischiare una guerra, Jeff, perché siamo in mano a persone con questo effetto mentale che non possono in nessun modo accettare di non essere più i numeri uno o di non, è, di non continuare a espandersi. Eh, e questo trasforma tutto in, in qualcosa di veramente molto, molto, molto grave, eh, a cui stiamo assistendo in questo momento. E, e mi dai la chiave per, per chiedere a Roberto, a, parte, a proposito di borsa e di economia, eh, una delle notizie delle ultime ore è che Janet Yellen sembra che stia venendo in Italia e che sia diretta in Umbria, dove ha a casa anche il signor Mario Draghi, Trovate trovare un aggettivo ma non ne trovo, meglio che non ne trovi, e quindi eh, si prospetta forse un incontro fra Janet Yellen e Mario Draghi, mentre i democratici negli Stati Uniti stanno, Probabilmente per sostituire Biden, non si capisce bene, ma è probabile. Ma Roberto, io vorrei chiederti però: se secondo te Orbán sta effettivamente offrendo all'Europa una via d'uscita, un'alternativa all'eutanasia europea? Perché di questo, a questo stiamo andando incontro. Allora su Orbán rispondo fra poco. È bella la domanda, appunto, un'alternativa all'eutanasia, perché in effetti è un'espressione che ben definisce appunto l'operazione che si sta facendo verso l'Europa. Ma volevo prima riallacciarmi ancora a quello che ha appena detto Michele Potrino, che è molto interessante e tra l'altro posso integrare con un'osservazione, perché proprio questa caratteristica degli anglosassoni protestanti... Di vedere nel benessere e nel denaro la prova tangibile del, eh, del merito che Dio riconosce loro, eh, fa sì che poi adesso che essi sono di fronte alla prospettiva non solo di non ampliare ulteriormente la loro sfera di potere, non solo appunto di eh, non poter dominare di più ma addirittura di collassare in tutto ciò, non, non solo per il fatto che appunto sta emergendo un mondo multipolare, ma anche perché tutta questa loro ricchezza sfrenata in termini economici deriva essenzialmente da una bolla eh, gonfiata in modo inverosimile di eh, valore creato dal nulla e eh, dietro il quale non c'è assolutamente niente che eh, sarebbe da un lato lo standard del dollaro, un dollaro che appunto da, dai tempi di Nixon non è più eh, coperto da nessun valore reale, è quindi una fiat money, un denaro fiat, un denaro creato dal nulla, che però avendo perso o diciamo che perdendo in questi giorni proprio l'ancoraggio con le materie prime, con il, con il petrolio. Che ne ha garantito il valore per tutti questi decenni, è destinato a, quel, a scomparire, a disintegrarsi nel processo che noi abbiamo già commentato varie volte di dedollarizzazione. Che però sarà l'inizio di un grande crollo di tutto quel valore immaginario, che si è costruito sopra dei dollari immaginari anch'essi. Quindi, noi abbiamo una quantità sconfinata di denaro immaginario. Si pensi soltanto che eh, credo che oltre metà, non mi ricordo le cifre esatte, ma mi sembra che sia addirittura il 70%, se non ricordo male. Di tutti i dollari che esistono al mondo sono stati creati negli ultimi due o tre anni, appunto, dal, dal momento della pandemia che, eh, che ha fatto creare infinite quantità di denaro dal nulla. E questo è denaro che non esisteva è stato creato schioccando le dita, ma non, non corrisponde a nessun valore dietro questo denaro. Eppure questa è solo la punta dell'iceberg dell dell'illusione perché poi su di esse si sono costruiti eh, questi imperi finanziari, questi mondi di allucinazioni costituiti dal cosiddetto mondo dei derivati finanziari che, che anni fa, quando me ne occupai un attimo, ammontava a decine di volte il prodotto mondiale lordo. Quindi, e questo non erano i dollari, erano i derivati su tutto questo impianto di denaro inesistente. In pratica. Un'immensa allucinazione di, di, di valore che, in un popolo che vede nel, nel denaro e nel, nel potere economico, eh, un, una prova di valore etico anche, significa l'anticamera, appunto, quello sì dell'arachiri, del. Dell del, del collasso identitario totale perché eh, insieme a questo denaro a questa potenza svanirebbe completamente il residuo dell'identità di, di, di sé che costoro hanno no? quindi sono di fronte diciamo psicanaliticamente di fronte a una sfida esistenziale in termini identitari crollato tutto probabilmente assisteremo a ondate di suicidi come ondate di suicidi si assiste dopo il crollo dell'Unione Sovietica e di qualsiasi sistema di, di valori sui quali uno fonda proprio tutta eh, la propria vita e la propria esistenza. Per venire, diciamo, coi piedi più per terra alla eh, domanda che mi hai fatto sulla speranza di Orban io ho poca fiducia nel resto d'Europa appunto questa sorta di zombie privo di una politica privo di un'identità privo di un'anima ormai eh, però il tentativo di Orbán ha qualcosa di eroico e il fatto che sia andato in rapida sequenza prima a Kiev, poi a Mosca poi a Pechino eh, significa eh, diciamo un... È un esempio interessante che infatti disturba tantissimo i padroni del vapore. È un esempio interessante e, e coraggioso eh, per quelli che vogliono, diciamo, eh, ancorarsi alla, alla scialuppa di, di salvataggio. Se qualcuno, appunto, ancora con un briciolo di senno, eh, ci fosse. Eh, attenzione, eh, Xi ha preso al volo l'occasione di Orban. Eh, per, con, per dichiarare che eh, la Cina ha la stessa posizione dell'Ungheria su questa vicenda, sulle questioni di pace, e, e poi ha tirato una stilettata eh, molto precisa che andrebbe analizzata, ovvero ha detto, è una stilettata positiva, perché ha detto, non ci sono differenze di interesse strategico tra la Cina e l'Europa. Eh, L'ha espresso in due, tre, con due o tre sfumature diverse che ora non ricordo eh, dettagliatamente. Ma ha a suo modo detto che appunto il re è nudo perché questo è il segreto di Pulcinella che tutti fingono di non vedere e che invece persone come Orbano, come Fizzo eh, della Slovacchia invece vedono e diciamo, agiscono di conseguenza. E che è quello che ripetiamo noi da mesi, mesi, da anni che l'Europa non ha nessun interesse a svolgere un ruolo in questa guerra, che l'Europa è manipolata per eh, precipitarsi in questa guerra e che di fatto gli interessi dell'Europa eh, coincidono con quelli della Cina e per inciso anche con quelli della Russia e per inciso con quella di tutto il mondo tranne l'egemone anglosassone che è, è quello che però manovrando l'Europa la spinge nella direzione contraria ai suoi stessi interessi. Ecco, questa è il, diciamo, la fotografia della situazione che in questo caso ci risulta particolarmente vivida dalla prospettiva cinese, che menzionando quello che noi diciamo nei nostri piccoli canali, lo dice però da un pulpito. Del paese più grande del mondo, più grande dal punto di vista di popolazione, più grande dal punto di vista economico e di prospettive. E quindi vediamo se chi ha orecchie per intendere eh, è ancora un briciolo di anima eh, darà ascolto appunto a queste ancore di a queste scialuppe di salvataggio. E come ha detto lui, chi vuole scendere da questo treno della guerra scenda insomma, poi chi vuole restare. Resti e, e vedremo nei prossimi giorni. Ma Federico, a questo punto la Turchia lo stavi dicendo anche prima: eh, diventa, mh, diventa un, uno dei pezzi, lo è sempre stato del resto, uno dei pezzi della scacchiera più importanti. Non tanto per quello che dirà o farà domani o nei prossimi tre giorni al summit, ma per quello che, che, che sta decidendo di fare, perché appunto sembra che la direzione comunque sia più verso la Russia piuttosto che verso il resto, verso il mondo atlantico. Sì, parlando di Cina, stasera, cioè oggi è stata annunciata ufficialmente da Erdogan la costruzione di un impianto di produzione di auto cinesi della eh, BYD, diciamo così, all'inglese a Manisa, cioè sopra Smirne. <ride> Questo legame che c'è con la Cina, non solo con la Russia, evidentemente è, cioè, è qualcosa di, di apparentemente di incrollabile. Cioè, evidentemente è saldo. Eh, questo vabbè, segue quello che abbiamo detto nel, nel, nelle settimane scorse, e nei mesi scorsi, cioè delle visite no? del ministro dell'energia in Cina e del ministro degli esteri sempre in Cina, cioè di Bayraktar rispettivamente e di, di Hakan Fidan. Quindi eh, la Turchia, come tutti questi paesi, così come l'Azerbaijan del resto, cioè tutti questi paesi, ovviamente come mi distinguo del caso, eh, perseguono una politica di riorientamento eh, verso sia, nel caso Azerbaigian, verso l'ex eh, diciamo, eh, padrone, <ride> verso appunto la, la federazione russa. Eh, anche a livello militare, economico, no? di, di rial riallineamento anche delle singole valute, verso all'Uzbekistan, ad esempio, anche. ma, ripeto, soprattutto da un punto di vista, come giustamente diceva Michele, eh, umano: cioè di, di. Sì, io poi non, non, non ho ben chiaro cosa siano esattamente i valori, ma eh, comunque diciamo di una certa visione del mondo che è tendenzialmente normale. Cioè di avere relazioni eh, solide eh, anche con quelli con cui fino a dieci anni fa, o anche meno, neanche ti parlavi, cioè penso all'Azerbaijan e all'Iran. Eh, pur legati da questa presenza appunto a zero in Iran, beh, poi lì ci sono discussioni dietro che è meglio non affrontare su cosa sia a zero e cosa sia Azerbaigiano, ehm, o turco più in generale, ma hanno appunto normalizzato i rapporti ora la Turchia, grazie alla mediazione russa, formalmente normalizzerà i rapporti con la Repubblica Araba di Siria, per esempio. È stato annunciato. Due giorni fa, mi sembra, un giorno fa, anche se questo processo diciamo va avanti almeno da sei anni, sette anni, e ne parlavamo anche in passato in questa trasmissione, che prima o poi no, si sarebbero normalizzate formalmente le relazioni tra i due paesi. Cioè, c'è tutta una serie appunto di mosse che vanno a solidificare diciamo, il blocco eurasiatico per non parlare dell'America meridionale o dell'America Latina, lì anche. Ne succedono, ma non è il mio campo di studi né di interessi, quindi ehm, è, un, è un mondo che si sta muovendo eh, lo stesso in Nord Africa, per esempio, eh, sempre grazie al, al ruolo della Turchia e della Russia, eh, per non parlare ovviamente della Cina, ma eh, si stanno legando appunto tutte queste organizzazioni e questi stati in modo tale da evidentemente Fare fronte contro qualcosa, cioè se la Cina pensa di mandare degli osservatori militari e non solo osservatori in Bielorussia, cioè non è mai successo che la Repubblica Popolare no muovesse le proprie pedine al di fuori dello scacchiere regionale, c'è un motivo? È tutto eh, cambiato adesso, non c'è dubbio. Sì, cioè vedere delle truppe cinesi anche delle truppe, insomma, dei militari cinesi in, in Bielorussia fa strano. Cioè, qual è, diciamo, l'obiettivo finale? Eh, cioè, sono pronti a tutti, cioè, a tutto e a tutti, a tutte le minacce possibili. Eh, anche, non so, anche, appunto, i rapporti tra un piccolo paese come l'Azerbaijan e la Cina. Prima si parlava dell'India, no? Del fatto che Modi in realtà da anni giustamente no, sceglie così un abito tradizionale che poi tradizionale relativamente perché comunque è un, un modo di vestire che hanno grazie ai britannici dell'Ottocento. Ehm, però ecco, di identificarsi come indiano anche nell'immaginario estetico ehm, che poi è limitato fondamentalmente a, a, agli indiani induisti, ma insomma ehm, sono... Anche gesti che fanno capire appunto che c'è un realinamento, innanzitutto appunto, culturale e umano, però in risposta a qualcosa. Eh, non so cosa sia, cioè, lo sappiamo purtroppo cosa potrebbe essere questo qualcosa a cui si oppongono, eh, però è una sorta di avvertimento o di, di, diciamo, di porre l'accento sul, sul fatto che sono pronti. Eh, non so a cosa vadano incontro, cioè a cosa andiamo incontro, perché noi non esistiamo come paese, ma eh, fanno tutto quello che va fatto, anche appunto costruire o far costruire impianti di produzione automobilistica come se niente fosse. Io confido molto su, su questa pragmaticità e soprattutto rilassatezza. Un, un tempo si sarebbe detto degli orientali, no? in maniera dispregiativa. Eh, non so qual è l'obiettivo ultimo, eh, non ho idea se non uh, sul breve tempo: quello appunto di, di arginare quest'onda che viene di disperazione, che viene, come è stato giustamente detto da oltre avanti e purtroppo non sono. Michele, è esattamente il contrario di ciò che facciamo noi, perché eh, per esempio Modi ha ricercato anche nel vestire uh, una tradizione che richiamasse all'identità indiana e così fanno molti altri paesi, noi facciamo l'esatto opposto. Eppure la Russia, la Cina, l'Iran, tutti questi paesi hanno culture millenarie e anche... Molto affascinanti tra l'altro, ma anche noi abbiamo una cultura millenaria. Come mai la nostra è stata cancellata e la loro no? La pure che è stata cancellata poi alla fine la nostra, molto di recente. Eh. Ora, eh, senza entrare nel merito del dettaglio, perché magari qualcuno poi potrebbe leggere, leggere un'affermazione in maniera diversa da quello che voglio intendere, però, se voi pensate che fino a Poco tempo fa, 30 anni fa, vent'anni fa, 30 anni fa, sia lo Stato ma anche l'istituzione ecclesiastica e così via imponevano in qualche modo un'etica, una visione del mondo che, guarda caso, attenzione, molto di quell'etica quell derivava ovviamente da visioni particolari dell'epoca del momento, ma tanta di quella visione veniva dal mondo antico, soprattutto dall'era, dal periodo greco-romano. Ti faccio un esempio che mi ha stupito, una cosa che, di cui mi sono stupito proprio ieri, no? Parlando con delle persone sudamericane, io ho notato che non hanno il concetto del beneficio. Ti faccio un esempio. Il beneficio, cos'è? Cosa intendiamo noi in Italia, in Europa? Quando tu devi fare qualcosa fine a se stesso, perché devi fare del bene e basta, cioè che non attendi il, un resoconto, no? Cioè di un interesse, non lo fai per. Appunto, per un affare, quindi faccio un favore per così, così poi ottengo no? un riscontro, ottengo qualcos'altro. Tipicamente, chi fa così veniva, quantomeno fino a poco tempo fa, visto male, no? soprattutto in Italia. Era un'ottima cosa, era una grande cosa, era uno degli aspetti molto positivi dell'italiano in genere, ancora più dell'Europeo in Generale, dell'italiano in particolare. Ed era una visione che in pochi sanno derivava proprio dal mondo antico, in particolare dello stoicismo, che poi è stata passata, che poi è arrivata attraverso la Chiesa e portata avanti poi eh, fino ai giorni d'oggi. Uno pensa, è un qualcosa che uno dà per scontato: no, dice, vabbè, mica faccio un, ti faccio del bene, ti faccio un favore, non per un interesse, sarei una brutta persona. Uno lo dà per scontato come se fosse qualcosa di umano, no? nel senso di, eh, scritto nel nostro codice di comportamento. Appena ti confronti con altri popoli, dove magari questa visione non è presente, ti accorgi che non è naturale, ma deriva da una cultura, naturale nel senso positivo, che dovrebbe far parte del, dell'uomo, ma che non appartiene, eh, tu cur, no? in maniera biologica all'uomo. Ecco, questo ci fa capire quanto in realtà quella cultura millenaria fino a poco tempo fa è stata molto presente. L'aiutare l'altra persona, così, senza, non per un interesse, ma perché... La solidarietà va fatto. umana, la solidarietà umana. Certo. Il, il, il seguire un codice di comportamento. Faccio un esempio, io ho parlato ultimamente con dei miei amici che sono manager e si occupano, insomma, nel mondo aziendale. Sono rimasto colpito che nel mondo aziendale è sparita qualsiasi codice etico, qualsiasi, cioè nel senso fino a poco tempo fa, anche se uno doveva mandare in cassa integrazione delle persone, no? dei dipendenti, uno cercava di guardare quell'uomo, quella donna, due figli, tre figli, magari cerchiamo di tutelare lui e mandiamo magari l'ultimo arrivato. Adesso non fanno più così, Jeff. Mandano tutti in cassa integrazione o licenziano tutti, così. Chi se ne frega? Oppure prima veniva premiata la persona, cercava di dare no, il giusto... Sono cambiate giusto le modalità anche nelle aziende. Si sono azzerate completamente. Ciò che interessa è solo il guadagno dell'imprenditore, del manager, di chi, 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 chi è, chiunque sia. no? E basta, cioè il fine, te lo dicono anche in faccia. Dicono io ci devo guadagnare, chi se ne frega di te. Questa cosa eh, si chiama autodistruzione. Perché se tu distruggi un codice etico nella popolazione, a cominciare dalle aziende, perché noi parliamo sempre molto di politica, ma in realtà dimentichiamo le aziende, le strutture aziendali, le strutture sociali che ci sono comunemente, no? anche il, la vita di quartiere, la vita di paese e così via, se noi distruggiamo questo, la società semplicemente implode, perché regge su queste cose. Non veniva imposto dall'alto una volta in maniera così sportiva, no? C'era un motivo ben studiato, cioè era, era ben dettagliata la cosa c'era anche Hegel dove aveva descritto bene tutto questo, aveva fatto il quadro, no? In termini in tempi moderni. Sono cose che chi ha una visione sana della società sa benissimo conosce benissimo tutto questo addirittura c'è Seneca sempre in un trattato che si chiama proprio dei benefici che lui diceva bisogna spingere le persone ad amare i genitori a priori anche se si comportano male perché così spingiamo le persone a creare famiglie perché altrimenti stiamo parlando di duemila anni fa Jeff duemila eh? anni fa altrimenti costruire una famiglia mettere al mondo dei figli è talmente faticoso è talmente controproducente che nessuno andrebbe mai a mettere eh, eh, al mondo figli e a subire pure magari il linciaggio poi dei figli una volta cresciuti no? <ride> che è esattamente quello che avviene adesso fino a tempo fa fino alla vecchia classe dirigente diciamo così della prima repubblica erano, erano quello che erano non, non sto entrando nel dettaglio nel merito eh, però erano cose che conoscevano erano cose che, di cui erano perfettamente a conoscenza cosa che non a caso su cui ripeto di nuovo Putin ha puntato tantissimo non ha fatto tutto quello ripuntando sull'etica, sul rapporto con la chiesa ortodossa e così via in maniera sportiva cioè dici così per... <ride> no, è perché chi è, chi fa parte della classe dirigente, queste cose dovrebbe quantomeno conoscerle sono l'ABC oggi tutto questo non c'è per fortuna ancora secondo me non c'è neanche la classe dirigente, che... forse. No, non c'è. Però guarda, io mi sto piano piano convincendo che, paradossalmente, è proprio l'Italia l'ultimo paese in cui è possibile ricostruire una classe dirigente si fatta. Perché in qualche maniera ancora è rimasta questa cosa. Uh, non nelle ultimissime generazioni, perché vediamo, parlano solo di soldi, sesso, droga e così via, perché si sono completamente no, Americanizzati nel senso negativo del termine. Perché ripetiamo, non, pure gli americani non è che sono sempre stati così. Però questa trasformare tutto in materia, in forza, in volontà di potenza, e basta, no? in, nello schiacciare l'altro per provare qualcosa. Perché tu hai due modi per sentire la vita: o vivi per una, una visione del mondo. O schiacci qualcosa per sentire una sensazione, no? per sentire qualcosa. Perché i ragazzi, ecco, come vediamo è tutto collegato: questa cultura walk, questa cosa del Pride e così via. Cos'è alla fine? È sempre quella ricerca della sensazione, e ovviamente la sensazione deve essere sempre più forte, sempre maggiore per sentirti vivo. Ed è quello che è avvenuto oggi in Occidente. È chiaro, è palese, è proprio è cristallino. Ma la tragedia, sai qual è l'altra, Jeff? Che in Occidente ci siamo tutti convinti che è sempre solo una questione di soldi. Se tu senti parlare anche le persone, magari quando tu gli parli di queste cose ti dicono sì, vabbè, però ci sono i soldi, ci sono gli interessi, ma è questa mentalità qua che è la tragedia. È questa la tragedia. L'uomo occidentale. È, è talmente drogato di questa visione che non riesce a vedere nient'altro oltre gli interessi economici. Quindi dobbiamo anche fare questo lavoro: no? far vedere anche alle persone comuni che non è solo questione di soldi. Anzi, non è che i soldi non sono importanti, non è che qui stiamo facendo no, figuro, ci mancherebbe ovvio. Ma c'è una scala, c'è una gerarchia di priorità, quella gerarchia. Dei valori, di ciò che conta veramente è stata completamente ribaltata, rigirata al contrario. Se parli alla persona comune di etica ti dice che sono sciocchezze quando in realtà è ciò che regge uno Stato, e mentre una volta l'economia era la base, la parte finale, tanto che i mercanti venivano eh, considerati l'ultima ruota del carro. Basta leggere anche qualsiasi testo fino all'Ottocento, era così, eh. Adesso, Adesso è l'opposto. Quindi. Questo ti fa capire quanto in che situazione eh, perversa nel senso eh, proprio letterale del termine, del significato della parola ci troviamo, ma a mio parere ancora e soprattutto, ripeto, l'Italia forse ancora, in Italia forse ancora si può ricostruire questa, questa visione. Pensiamo anche noi che sia così e pensiamo anche che non ci si debba inventare niente di particolare, dobbiamo recuperare ciò che già... Abbiamo e che abbiamo messo forse sotto qualche tappeto. Interessante questo aspetto di cui parlavi dei popoli latinoamericani, ma anche altri popoli, forse anche africani, il beneficio del fare qualcosa per qualcos'altro, non lo prevedano proprio nel, nella loro forma mentis. E quindi, forse, dovremmo prendere esempio: insomma, perché ci sono anche aspetti positivi di tutti gli altri popoli che dovremmo apprendere. Bellissima serata, secondo me, spero che sia piaciuta anche a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie a tutti e tre voi, grazie Roberto della tua collaborazione. Grazie Jeff e per aggiungere una nota appunto alle ottime considerazioni eh, fatte da Michele. Eh, il, in, in Russia, eh, almeno fino a qualche tempo fa, tradizionalmente... Eh, per una donna eh, l'ideale di uomo era il poeta al primo posto e lo scrittore al secondo posto. E questo tra l'altro io ebbi anche un'esperienza, ebbi parecchie esperienze personali a riguardo appunto di no, visto che mi capita di scrivacchiare, ma c'era un caso particolare che mi, mi toccò 30 anni fa quando... Conobbi eh, tra l'altro in Italia due attrici eh, di, della compagnia di Emuntas Necrogius, lituane, che eh, erano le, due delle tre sorelle eh, nell'opera di Shekhov. E una e, poi fece amicizia perché conoscevo la compagnia, cioè, e, andando in giro io eh, ero stato presentato come uno scrittore e anche come un politico, perché all'epoca bazzicavo anche quelle situazioni eh, da dentro. E arrivato all'automobile avevo una vecchia 1 completamente distrutta e ho detto adesso vedranno la macchina capiranno che non ho una lira, no? E quindi eh, beh, perché erano due belle ragazze, insomma uno cerca di... Non è che la cosa mi preoccupasse, però facevo la considerazione, diciamo. Invece che storcere il naso le vedo sorridere, io quando vedo... Io, cosa, avete? cosa avete da sorridere? Niente, stavamo commentando, dice una delle due, che questa è l'auto di un vero scrittore. Ecco che... Eh, il simbolo della cultura eh, superava quello del denaro in, eh, in un paradigma che per noi è completamente alieno ormai, cioè in Occidente, nell'Occidente collettivo non esiste più tranne magari sporadici casi, ma era la norma in tutto il mondo e per certi versi lo è ancora in una gran parte dello stesso mondo. Un piccolo esempio appunto per confermare con un fatto pratico: no? mm. quello che. Ciao Michele Putrino, perché è molto importante, perché come detto, dalla cecità della nostra perdita di spiritualità collettiva, facciamo fatica a immaginare che esiste e sempre esistito in realtà un altro mondo, un altro modo di essere, molto più, eh, eh, molto più valido, molto più valoroso nel senso di valore. No? E è un esame che quindi ognuno può fare paragonando queste storie con i propri stessi sentimenti interiori. Scusate se mi sono dilungato, ma. Cioè... No, no, grazie. Invece. Invece. <ride> grazie di averci portato questa tua esperienza. Quindi grazie, grazie di nuovo Roberto. Grazie Federico, arrivederci alla prossima volta. Grazie, Jeff, grazie a tutti voi. E grazie Michele, grazie anche a te e arrivederci a più presto alla prossima volta anche con te. Grazie a te, Jeff, e grazie a tutti. E grazie a tutti voi per averci seguito, continuate a farlo, iscrivetevi al nostro canale YouTube se non lo siete, anche al nostro canale Telegram se non siete iscritti e se potete sostenete il nostro canale, lavoriamo soltanto grazie a voi e con voi. Quindi buon proseguimento a tutti e buona fortuna a tutti come dice il nostro direttore Margherita Poblano.